Bentornati in Infermieri Pordenone. Abbiamo l'occasione oggi di conoscere tre dei soci fondatori di un'associazione che nascerà, si costituirà il 26 settembre di quest'anno. L'associazione si chiama Infermieri Emergenza Territoriale. Qui con noi abbiamo Igor, a cui chiediamo di presentare la sua esperienza professionale da infermiere prima, e poi vorremmo addentrarci un po' di più, vorremmo sapere quali sono le motivazioni che ti portano ad a fondare l'associazione insieme agli altri membri fondatori e qual è il contributo che vorresti portare all'interno dell'associazione, nonché qual è il tuo ruolo in questo momento all'interno della stessa. Beh, io sono Igor, mi sono laureato all'Università di Udine nel 2006 e poi per scelta ho percorso il percorso dell'area d'emergenza, quindi ho lavorato per qualche anno in un pronto soccorso periferico facendo ambulanza e pronto soccorso e poi nel 2010 finalmente ho realizzato il sogno della mia vita, quindi sono approdato alla centrale operativa 118 di Vicenza. Una volta arrivato lì mi sono chiesto e adesso? E adesso con alcuni colleghi appunto abbiamo intrapreso questa strada per fare qualcosa per la nostra professione e quindi con alcuni colleghi abbiamo deciso di fondare questa associazione. Il mio ruolo attualmente è di consigliere del direttivo provvisorio, quello che ci condurrà fino a un direttivo scelto dai soci. E come seconda mansione seguo i social network, quindi ho creato la pagina Facebook. E in più, con l'aiuto di Stefano, gestiremo il sito internet. Ottimo. Parlavi della tua esperienza professionale e dell'evoluzione che hai avuto. Nel vostro statuto si parla chiaramente anche di promuovere l'immagine dell'infermiere. Qual è l'immagine che vorreste portare dell'infermiere all'esterno dell'associazione e all'esterno della professione, immagino? Beh, il mio sogno è portare il reale infermiere alla popolazione, ovvero mostrare quello che realmente è l'infermiere ai giorni nostri. Quindi non più una figura subordinata ad altre figure, un mero esecutore, ma un professionista preparato che sa dare delle risposte all'utenza. Noi al 118, comunque chi fa emergenza territoriale, dà una risposta al domicilio dell'ammalato. In più, chi è in centrale operativa come noi dà anche una risposta telefonica. Spesso la maggior parte dei problemi della gente si risolve in corso di una telefonata. Quindi un infermiere polivalente che ha la capacità di ragionare su un problema e di trovare una soluzione. Immagino che all'interno di questa figura infermieristica, per quanto riguarda invece l'ambito professionale, vogliate anche proporre una figura di infermiere ai professionisti, colleghi vostri e nostri. In questo senso, pensate anche dal vostro statuto di portare un contributo scientifico. Cosa avete pensato per quanto riguarda gli studi scientifici? Allora, la fortuna nostra è che lavoriamo con molti numeri, essendo la centrale provinciale, abbiamo la possibilità di avere le casistiche della nostra provincia, ma anche le casistiche delle province vicine, perché lavoriamo molto con le altre centrali. Quindi abbiamo una casistica sulla patologia, abbiamo anche un outcome sull'utilizzo dei presidi. Questo fa sì che possiamo lavorare per migliorare il metodo di intervento, possiamo collaborare anche con le industrie, con le ditte, per trovare dei nuovi strumenti che ci aiutino a migliorare la risposta e possiamo elaborare dei protocolli nuovi, più tarati sulla reale realtà, avendo appunto dei numeri. Questo ci consente comunque di scrivere su riviste scientifiche e di fare degli studi per proporre appunto nuovi metodi, nuovi protocolli e perché no, in futuro anche magari qualche nuovo materiale come qualcuno di noi sta già facendo. In ultimo, sempre prendo dal vostro statuto, e la domanda viene facile visto quello che hai detto adesso sulla condivisione, su quello che gli altri stanno facendo. Nel vostro statuto viene dichiarato, e anche su quello che avete scritto sui social network, che la vostra associazione è pari a pari, da pari a pari. Perché questa volontà e perché l'avete messo nero su bianco? Perché la nostra associazione vuole essere il più possibile attiva e dinamica, quindi non vogliamo un'associazione che cali dall'alto un sapere scientifico o frutto dell'esperienza, ma vuole condividere, ecco questa parola giusta, condividere il sapere scientifico. Quindi io, infermiere dell'emergenza, posso insegnare qualcosa a te, infermiere dell'oncologia, e anche tu,
infermiera di oncologia, puoi insegnare a me. Noi lavoriamo molto con il paziente cronico, il paziente anche oncologico a domicilio. Io non so gestirlo e quindi deve essere tra pari, ovvero io do qualcosa a te, tu dai qualcosa a me. È un po' una forzatura, nel senso che il concetto del peer-to-peer è nelle associazioni di mutuo soccorso. Parliamo di ex alcolisti, strutture che ospitano ex tossicodipendenti, questo è il peer-to-peer reale. Noi abbiamo voluto questo termine, peer-to-peer, per dare l'idea appunto di condivisione, non un concetto calato dall'alto, calato da un gruppo di formatori, ma un'associazione dove ognuno può venire a proporre un argomento, proporre un corso, a fare formazione tu a me e io a te, insomma. Ok, Igor, ti ringrazio del tuo contributo di infermiera. Grazie a te. Ci vediamo il 26 settembre per l'apertura dell'associazione.